E ovviamente è stata bocciata, perché per loro quella è rappresentanza, per loro 320 biglietti gratis a partita è rappresentanza del comune. La cosa che più è risultata incredibile al gruppo di Milano è che comunque non è un privilegio, una cosa enorme, sono delle piccolezze, ma se non riescono a rinunciare neanche a queste, cioè dove possono portarci? La politica, Palazzo Marino rimane una spartizione, rimane clientelare, a noi ci portano la documentazione in quel momento in commissione, non ci mettono in condizione di condividere il lavoro con i cittadini, è un lavoro durissimo. Perché questa politica non vuole cambiare e soprattutto non ci porterà da sola fuori dai pasticci che ha combinato. Un'altra... Okay. Un'altra informazione, qui voglio un attimo di attenzione perché è un argomento complesso. Come sapete nel passato le amministrazioni del Comune di Milano hanno giocato con i derivati, con questi strumenti finanziari che hanno compromesso strutturalmente il futuro economico del Comune di Milano, e c'è stata un evento un'azione di cui non si è parlato zero sui giornali di Milano, cioè la rinegoziazione che è stata fatta dall'amministrazione Pisapia, un qualcosa di incredibile. Il Comune di Milano queste quattro banche sono in causa per truffa aggravata allo Stato italiano per questi derivati del Comune di Milano, e sapete cosa è stato fatto dall'amministrazione Pisapia, ma non se ne è parlato? Si è usciti dalla causa civile, il Comune di Milano è uscito dalla causa civile in cambio di 40 milioni di euro. Noi non negoziamo la giustizia, questo comportamento è assurdo e nessun giornale ne ha parlato in questi termini. È un lavoro durissimo che però ogni cittadino deve poter fare, il consigliere comunale, rappresentare, fare da tramite. Quindi il mio invito, ovviamente sono su questo palco ormai come uno dei vecchi del movimento, essendo da 18 mesi in consiglio comunale, questo fa capire la stranezza e la velocità con cui sta muovendo questo virus del movimento. L'invito è proprio a mettersi in gioco, sia sul piano politico, nel tempo libero, che anche sul lavoro. Non bisogna più accettare i compromessi che siamo abituati a subire durante tutta la vita. Se il movimento cambierà la politica, non cambierà niente se non cambierà anche tutta la nostra vita. È proprio in questo che dobbiamo essere cittadini attivi dell'antimafia, alla partecipazione diretta proprio nell'amministrazione, seguire un consiglio comunale, venire a fare fiato sul collo sui nostri amministratori. Ok, ora sta arrivando Beppe e noi per caricarlo un po' chiamiamo le gial che ci fanno muoviti, quindi ribenvenute sul palco e diamo il benvenuto a Beppe. Ciao Milano, ve la ripresentiamo, facciamo un piccolo bis. Su le mani, dai! Hey! What a Tranti! Liz Production! Hey! Muoviti! Questa non è una favola, è un paese che si sgretola, dove ogni inganno ha la forma di una regola. Non pensare che si tratti di politica o di giorni grigi. Il potere ora è dei cittadini, perché ha perso la speranza e la pazienza. Conviene informarci! In un paese che ha negato e sepolto per ogni voto che non ci ha mai rappresentato, perché ha studiato ed il futuro poi è stato tolto. Adesso è chi comanda che perderà il posto, senza fidarmi più di nessuno. Apro gli occhi e non vedo futuro, a parte che mandarvi tutti a fare in culo. Adesso sali in alto che ha digiuno, sai chi perché del c'è ancora, ma non abbastanza per fermare ogni parola. Sono teste con di fianco e voi, credici, muoviti, che di via d'uscita ne è rimasta una sola. In questa storia ci sono due coscienze, due storie diverse, ma una è una favola, l'altra è realtà. Per tutte le bugie, per tutte le follie che ancora ci schiacciano, è ora di reagire, guarda come si impauriscono. Il tuo potere adesso è dir di no, senza più credere. Questo è il popolo, il popolo al potere, basta chiudere gli occhi e fare finta di non vedere. Tu grida al comandante e riconosco il bello e il male col grillo parlante. C'è chi continua a guardare perché prima o poi qualcosa dovrà accadere. Questo è per non
paese va male ed è finita, solo colpa dell'evasione fiscale. Parassita, e tu con le mie tasse sei senatore a vita. Stop, spendere i nostri soldi per un inceneritore, per chi pensa che il futuro sia su un treno per Lione, per chi crede che è finita è questa la rivoluzione. Se vuoi dire no, abbiamo già imparato la lezione. Questo è il tuo invito, dimmi se hai capito. Siamo il primo movimento, non il terzo partito. Se l'Italia tira economia, democrazia ed energia pulita il 100%. Se pensi che il futuro sia il cemento, governati dalla sete di potere, dopo ogni cosa folle la devi fare solo per dovere. Grillo, dove sei? In questa storia ci sono due coscienze, due storie. Il tuo potere adesso è dirvi no. Se ti premere, questo è il popolo, il popolo al potere. Basta chiudere gli occhi e fare finta di non vedere. Tu grida al comandante e riconosco il bene e il male col grillo parlante. Tiratemi su una mano, su una mano. Muoviti. Niente più ladri né pregiudicati, ammanettati, imbavagliati, controllati dal potere. Qui non credere, malati in cenere. Se pensate di farci tacere, sulla testa avete tutti gli impiccati. Questo è il vostro volere, ma tra via d'uscita fammelo sapere. Che a forza di credere a ciò che siamo stati, qua la gente invecchia, aumenta nei disoccupati. E se sto pezzo va, si ascolterà, si cambierà, aumenterà la verità. Come i carcerati, per tutte le bugie, per tutte le follie che ancora ci schiacciano. È ora di reagire, guarda come si impauriscono. Il tuo potere adesso è dir di no. Se ti fai credere, questo è il popolo, anche se me è basta chiudere gli occhi e fare finta di non vedere. Tu grida al comandante e riconosco il bene o il male col grillo parlante. Su Milano che è arrivato Beppe noi. Ma devi sentire. Di più! Wow! Wow, Milano! Ci siamo! Ragazzi! È arrivato, ragazzi, è arrivato! Un conto alla rovescia per Beppe con un bel boom per salutarlo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Fantastico, c'è poca gente, pensavo qualche cosina di più. Allora io vorrei dirvi una cosa, non so se mi sentite benissimo, benissimo, è fantastico. Allora abbassami un po' i toni, abbassami la spia sulla tavola. Allora signori, il cambiamento è già avvenuto, è inutile che ci diciamo delle altre cose, è già avvenuto. È già avvenuto, sento in questa piazza che ci sono stati altri comizi invece, e infatti si sente un po' di odore di naftalina, però io sto arrivando, guardate che sta cambiando alla velocità della luce, è già cambiando, stanno avendo delle reazioni strane. Se mi sentite, io so che ci siete, io so che siete nascosti qua, io so che ci state osservando. Allora il mio grido è arrendetevi, siete circondati dal popolo italiano, non ce la fate più a fermare, è un'epidemia, arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore, come ai malati di mente, vi accarezzeremo e prima di mandarvi a fare dei lavori socialmente utili, voi dovrete fare una cosa, se vi sentite, dovete andarvene finché siete in tempo, democraticamente, dovete andare, è fantastico, guardate che... E sono lì accovacciati, sono lì e non riescono a capire cosa gli sta succedendo. E non è Beppe,
non è Beppe, è un sogno che stiamo condividendo con milioni di persone, lo stiamo condividendo, questo non è un comizio di un leader, di un partito e voi siete venuti a sentire, questo è uno scambio di altre cose che non c'è mai stato in Italia, uno scambio di affetto, uno scambio di comunità verso un'altra comunità, noi no. Guardate, guardate come ci siamo trasformati noi, era imprevedibile questo, io non l'avevo capito. Io giro con non è più neanche un movimento 5 Stelle, guardatele un po'. Guardate questi cittadini messi lì. Chi se l'aspettava 3 anni fa? Io giro con un camper che mi hanno prestato. Mi mettono in macchina prosciutti, salami, torte, pasta fatta in casa, che io scambio col camper quando vado a fare gasolio. 3 salami, 50 litri, è fantastico. Poi vado a dormire da amici. Dormo da amici, mangio nei ristoranti di amici, dormiamo nei bed and breakfast, ognuno di voi ha dato una mano qua per fare il palco, quello delle luci, delle voci non ha voluto niente, e ognuno dà una mano, abbiamo persone che lavorano ininterrottamente con me, lui è Salvo, quello che manda in streaming, quanti siamo Salvo? Allora... stiamo superando qualche cosa che era inimmaginabile. Allora siamo in 22.000 in streaming con la cosa. Ed è fatto col suo lavoro. È fatto, lui non vuole niente. Ha chiesto aspettativa alla sua azienda. Viene qua insieme a Pietro, insieme a Walter, insieme ai due ragazzi che sono in studio a trasmettere questo streaming. Dove sono? Dove siete? Matteo. E Fulvio, Matteo e Fulvio, bene, questo è l'evento in streaming più seguito su YouTube nel mondo, è pazzesco! E allora ecco che non se l'aspettava nessuno. Io oggi sto girando e ho il cuore a pezzi, sono anche stanco ma felice. Ho il camper pieno. Pieno di biglietti di ognuno di voi, gente che perde il lavoro, gente che non ce la fa, cinquantenni che non sanno come fare, mia moglie è malata, mio figlio è handicappato, non riescono a sopravvivere e danno l'incarico a me, fai qualcosa, pensate come mi devo sentire io, sono pieno di roba. Mi si sono incatenati al palco, è gente che a Firenze si va a mangiare alla mensa. Italiani, padre, madre, figli vestiti anche bene, con lo sguardo basso, attraverso città incredibili, da Ivrea. Ivrea è una città come Chernobyl, non c'è rimasto più niente, ha chiuso la più grande azienda mondiale di informatica perché c'è stato un grande manager che si chiama De Benedetti e non c'è rimasto più niente. Vada Biella, i tessuti, non c'è rimasto, città fantasma, chiudono i negozi, piccole attività di 50-60 anni che chiudono. Mi ha abbracciato a Prato, mi ha abbracciato un cinese e mi ha detto non ce la faccio più neanche io. Allora, qui la gente si ammazza, siamo in emergenza, non c'è più tempo. O ci trasformiamo adesso, in pochi giorni, in una comunità e dobbiamo dare qualcosa uno con l'altro. Dobbiamo per forza fare così. E bisogna dare un segnale forte a questa gente che è in televisione a prenderci per il culo con le loro sogni, che ormai è troppo tardi. E il segnale, se ne devono andare tutti a casa. E prima di andare a casa abbiamo un diritto, hanno fatto il redditometro su di noi, gli scontrini, nei bar, i tassisti, i farmacisti, ci hanno messo uno contro l'altro, categorie contro l'altro, abbiamo un diritto, hanno fatto il redditometro, glielo facciamo noi prima di andare via, e se mi sentite preparati i documenti, perché prima di andare via faremo un politometro, il politometro, semplice, sono tutti ingegneri informatici qua, allora si tratta di incrociare un centinaio di dati, è un software, ce l'abbiamo già pronto, lo daremo alla finanza, bene, si tratta di vedere il patrimonio del politico quando è entrato in politica 20 anni fa, il patrimonio del politico quando uscirà dalla politica
il 27 e il patrimonio del politico durante il suo regno politico. E se i dati non coincidono, beh, la magistratura interverrà, la finanza interverrà e prenderemo quello che si sono mangiati, quello che si sono mangiati un paese, due generazioni, si sono mangiati la vita di migliaia e migliaia di persone. Abbiamo diritto a un risarcimento. Guardate che non sono parole dette così, è un comizio. L'abbiamo fatto. Nessuno si aspettava che a Parma entrasse una giunta del Movimento 5 Stelle. Nessuno. Ci sottovalutano sempre. E quando andiamo lì rimangono sbigottiti. Bene, che cosa è successo? Parma aveva un debito e ha un debito di 950 milioni di euro. 200.000 persone. Siamo entrati. Beh, la giunta 5 Stelle, il sindaco si è costituito parte civile subito per i danni. La magistratura ha aperto un'inchiesta e 20 giorni fa è stato arrestato il sindaco della giunta precedente e sono stati sequestrati beni immobili per 3 miliardi e mezzo. Per 3 milioni e mezzo. Ma è incredibile. Allora sta finendo un'epoca. Sta finendo un'epoca. Non hanno capito. Non hanno capito. Si vogliono coalizzare. E allora zampettano in un talk show, zampettano il nano che ha letto in televisione il programma delle 5 Stelle. Ha letto lui, l'ha letto lui, Dio mio, è meraviglioso, Dio. Non me lo so. Ha detto che bisogna fare politica non per i soldi, ma per passione, ha detto lui. Che il PDL deve avere delle liste senza condannati, e che cazzo si scrive allora quelle liste? Stanno vaneggiando, è troppo tardi, è troppo tardi! Guardate che io vi dico solo le cose che abbiamo già fatto, mi conoscete, sono 40 anni che lavoro. E perché sono qua? E allora sto vivendo veramente gli ultimi 5 giorni, sono 70 comizi che ho fatto in tutta Italia. Ma voglio dirvi che adesso sono 5 giorni di fuoco. Di fuoco, le tentano tutte depistando con i TG1, i TG3, il TG1 ad esempio sul suo sito ha fatto una cosa vergognosa, ha detto ai nostri migranti che è finito il tempo, la legge diceva che potevano votare sino al 14 febbraio, non è vero, possono votare sino al 21 di febbraio, lo fa il TG1, è il sito del TG1, la nostra RAI che è collusa con questa gente qua. Allora È incredibile, la RAI, 7.000 dipendenti, 200 milioni di deficit e ci teniamo 3 RAI per farci prendere per il culo, ne basta una, senza politica e senza sponsor, non 3, ma è pazzesco. Ieri il TG Com è stato bellissimo, avevano perché hanno le telecamere basse, vedi? Allora mi inquadrano sempre, ingobbito, è chiaro, ingobbito dal basso verso l'alto. Ho sempre delle espressioni, ah, così, no? Non ho una foto. Chi sei tu, maledetta? Chissà, sei dei nostri. Allora c'era il TG Com a Torino c'erano 70.000 persone, sta a sentire, c'era il TG Com in mezzo, vedo la telecamera che spunta, e dico, chi siete? TG Com. E dico, ma fai vedere un po' la piazza, c'è 70.000 persone, sei in diretta. E mi inquadrava quattro vecchi davanti e me da solo. E noi stavamo guardando, ci arrivavano i Twitter da qui, perché la comunicazione ormai è globale. Stavamo vedendo in diretta quello che trasmetteva il coglione lì, hai capito? Allora, è pazzesco. Allora dico, alzate la telecamera, fai una zoomata, no? Fai vedere quanta gente c'è per soddisfazione ai tuoi spettatori. No, come no? È andato lì, l'hanno sollevato e ha dovuto fare una panoramica. Mentre faceva la panoramica ha messo la pubblicità. Gli sono arrivati milioni di vaffanculo a tutto il TG Com e che se lo portino via. Questa informazione collusa, vergognosa. Io non so se rimarrò senza voce stasera,
perché non ho la spia sul palco. Però io vi dico che queste cose le ho sempre fatte a prescindere dal movimento. Io sono sempre quello. Sono sempre quello che parla di queste cose da 20 anni. Da 20 anni. Potevo starmene a casa. Potevo starmene a casa mia. Mi avete fatto vivere 40 anni di sogno. E io mi ricordo quando facevo questi spettacoli a Milano, nei palazzetti, con un pubblico così, a pagamento. Dio mio, che ricordi che ho. Bene. Potevo starmene a casa. Mi avete fatto vivere benissimo. Potevo starmene a casa a vedere i miei 6 figli, 2 dei quali che se ne vanno, che partono. Uno va in Nuova Zelanda, l'altro in Marocco, l'altro in Australia. Potevo starmene lì, anzi dire andate, che è un paese rovinato questo, andatevene. Potevo starmene lì. Poi ho detto, ma io devo contraccambiare. Ora vi sembra un discorso melenso, ma è questo che ho pensato io. Ho avuto di più di quello che potevo meritare ed è giusto che io possa contraccambiare in qualcosa, venire qua e aiutare loro, venire qua e aiutare molte persone. È bellissimo, ed è bellissimo questo, ed è bellissimo se ognuno di noi dedicasse una parte del proprio lavoro, del proprio tempo agli altri. Questo paese lo cambiamo in 2 anni, immediatamente. Ma... E invece questo li spiazza. Chi c'è Grillo? Chi c'è dietro Grillo? Chi c'è dietro Casaleggio? Le famose domande che non vuoi rispondere. Chi c'è dietro? La JP Morgan, la massoneria. Ci sono persone dietro, ci sono io dietro di me. E dietro Casaleggio c'è Casaleggio. 2 persone che fanno qualcosa per gli altri senza averne un rientro economico. E questa cosa qui non riescono a capire perché non ce l'hanno nel loro DNA. Devono sempre sospettare che guadagni qualcosa. Ma io posso dire quello che voglio. Ma è la mia vita che parla. La mia vita. La mia vita. Io andavo con una macchina con 1 litro 100 chilometri davanti ai cancelli della Fiat, se vi ricordate, nel 95, e andavo lì davanti ai cancelli con una macchina che con 1,5 litri faceva 100 chilometri, derivata dalla Twingo della Renault, modificata da 2 ingegneri tedeschi. Li ho portato davanti ai cancelli di Torino della Fiat. Ho detto, ma perché non fate una macchina così? Se non fate una macchina così, fra 10 anni chiudete. Non mi hanno fatto neanche entrare. I sindacati si sono opposti che io entrassi a far vedere le cose. E allora i sindacati hanno la loro responsabilità. I grandi sindacati, CISL, UIL, CGL, hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. E allora non scopriamo niente, non scopriamo niente. L'ho sempre fatto queste cose qua. Parlavo della Parmalat 1 anno prima che fallisse e non c'era un telegiornale che diceva 2 minuti, dedicasse 2 minuti a un dissesto finanziario che era il più grosso d'Europa all'epoca. Ero io che andavo per le piazze perché tutta la comunicazione e tutta l'informazione era sulla busta paga di Tanzi. Ecco perché qual è il nostro. Ma è tutto così. È tutto così. E io giravo, gridavo, ma gridavo nei palazzetti, gridavo per le strade. Poi compravo, e io sono matto, compravo 2 azioni. Andavo alla Telecom, perché hanno disintegrato un'azienda strategica, la Telecom. L'hanno comprata a debito, hanno disossato tutto quello che c'era. 100.000 miliardi di immobili, il più grande parco automobilistico d'Europa. Non c'è rimasto nulla. Ci sono entrati questi tronchetti Provera e adesso fanno finta di non sapere che hanno intercettato migliaia di persone, avevano il potere in mano. No, hanno disintegrato tutto. Non c'è rimasto niente. Siamo al 78° posto come velocità di upload e di download dopo la Tunisia. Ma avremo una roba, cazzo, ma Obama 3 giorni fa dice che in 2 anni vuol fare un super wifi libero e gratuito per tutti gli Stati Uniti. Noi è la seconda stella del nostro programma, il libero wifi, l'ingresso alla conoscenza libero e gratuito per diritto di nascita. Sono andato a gridargli qualcosa a questi manager che hanno lasciato 30.000 famiglie sul lastrico. Sono andato, ma scappava Tronchetti, scappava.
scappavano, non aveva il coraggio di affrontare, e scappavano chi con 80, chi con 90, chi con 100 milioni di euro. Basta, basta questa storia degli amministratori delegati che guadagnano 1500 volte il proprio dipendente. C'è adesso in Svizzera un referendum del governo federale svizzero per abbassare questa forbice, perché non è possibile che in Italia un manager di Unicredit o di Fiat guadagni 1500 volte il suo operaio o il suo impiegato. Abbasseremo la forbice 12 volte e basta, la paga del tuo impiegato che guadagna meno. Ma è incredibile sto paese, sta morendo tutto. E questi prendono, se ne vanno. Profumo se n'è andato da Unicredit con 40 milioni. Ma il Profumo l'ho visto recentemente perché avevo 4 azioni del Monte dei Paschi di Siena, perché mi sembrava di aver fatto un buon investimento. La mia banca non le prenda. Ho perso 18 euro io. E allora sono andato 15 giorni fa a parlare agli azionisti, c'era l'assemblea degli azionisti, io avevo 4 azioni, sono andato alle 6 del mattino, mi sono messo la giacca, la camicia bianca, mi sono pettinato, mia moglie ha detto, lei chi è? Cioè, sono entrato alle 6 del mattino e ho visto gente, migliaia di gente che piangeva, ho detto, ma cosa c'è? Perdiamo il lavoro, erano gli impiegati del Monte dei Paschi, 30 o 40 mila a casa. Poi ho visto altri impiegati che piangevano di più. Ma perché piangete di più? È perché il nostro TFR non c'è rimasto più niente. Ce l'hanno fatto investire nella nostra azienda. Ci abbiamo lavorato 20 anni. L'abbiamo comprato, investito a 5 euro. 5 euro ad azione, ora vale 0,22. Non c'è rimasto più niente. Poi vado dagli azionisti, anche loro con gli occhi gonfi, perché non avevano più risparmio. E gli unici tranquilli era il CDA del Monte dei Paschi, con Profumo messo lì a sanare la situazione, lui che è indagato per frode fiscale, cioè, è perfetto, l'ha messo lì, tranquilli. Allora io inizio con la voce calma, buona, sai, non mi riconoscevo neanche io, dico non devo gridare, non devo sudare, devo essere evangelico, e dico avete preso questa bellissima banca, c'era una volta una banca, la più antica del mondo, il Monte dei Paschi di Siena. E questa banca, prima del 95, valeva 20 miliardi di euro. Oggi meno di 2 miliardi e sta andando giù. Avete preso questa banca nel 95, avete fatto una fondazione e ci avete messo delle persone elette dalla regione Sicilia, dalla regione Toscana, dalla provincia Toscana e dal comune di Siena. Tutti DS e tutti PD. Li avete messi lì e questa gente che cosa ha fatto? Ha preso dei beni che non erano loro, li hanno presi perché aveva 20 miliardi di capitali, aveva palazzi, aveva assicurazioni, aveva tenute, era la terza banca d'Italia, una delle più ricche e antiche, e avete preso questi beni non vostri e li avete aperti al mercato con una SPA, facendo entrare i vostri amici, questi principi azzurri del grande capitalismo italiano, i Caltagirone, i Gnutti, che come sono entrati si sono spolpati tutto, non c'è rimasto più niente, hanno espropriato beni che non erano loro e non c'è rimasto più niente. Non paghi perché avevano venduto un sacco di cose, allora si mettono a comprare e comprano una banca Antonveneta per magari fare un piacere ai leghisti in Veneto, sai come sono tra partiti banche, no? E allora comprano questa Antonveneta che valeva 3 miliardi sul mercato, la pagano 10, dove sono i 7? Allora, e oltretutto, la pagano 10, una banca che vale 3, e si accollano 7 miliardi di debito dell'Antonveneta. Quindi una minusvalenza, se la caricano sopra una banca che non c'era più niente. Quindi 10 meno 3, 7, più 7 di perdita che aveva già l'Antonveneta quando l'hanno presa, 7 più 7, 14. Guardo in faccia Profumo e dico, scusi, avete un buco di 14 miliardi di euro. Mi guarda, ma con una freddezza incredibile, mi dice, buco?
Ma scusi, dove ha preso questa informazione? Questa sufficienza denota che loro sono già tranquilli di come andrà a finire, hai capito? Non hanno dimostrato una minima paura, niente. E mentre io dicevo 7 e mi guardavo attorno, forse ho sognato, la procura di Siena andava avanti e hanno scoperto con le loro tangentine che arrivavano da Londra che il buco non è 14 miliardi, è 21 miliardi, 21, il più grande scandalo finanziario della storia di questo paese, due volte la Parmal, cazzate di qua, il giaguaro sono il leone, tu con chi ti alleni, queste cazzate qua, e mentre noi parliamo di cazzate, che cosa fa il governo? Da 3,9 miliardi, quasi 4 miliardi, la nostra ICI, la nostra IMU, la dà alla banca, perché le banche non possono fallire, ed è giusto, le banche non falliscono, è un ossimoro. Se fallisce una banca, falliscono migliaia di famiglie che hanno investito lì. Non si può far fallire la banca. Ma si può fare un'altra cosa. Quello che fanno in Gran Bretagna, per esempio. Si nazionalizza una banca. Si nazionalizza. Si prende, come hanno fatto con la Rocky Bank in Gran Bretagna. Si prende con tutto il debito. A due condizioni. Due condizioni ce la prendiamo noi. Uno, che si faccia una commissione e si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, prima. E poi un'altra commissione che metta sotto inchiesta e sotto processo chi doveva controllare la Banca d'Italia, Draghi, la Consob, hanno fatto la sinistra, Gargamella ha detto che lui non si è accorto di niente. Ma come fa ad andare a governare uno così se non si accorge del fallimento epocale di quella banca lì? Ma è così. E adesso capiamo lo scudo fiscale. Capiamo perché il PD non è andato a votarlo in massa. Poteva cadere il governo Berlusconi. Poteva dire di no a una legge vergognosa. Invece lo scudo fiscale che faceva rientrare i capitali dall'estero è servito anche a loro a ripulirsi i capitali